Buonasera a tutti i lettori di Teletua. Vorrei iniziare intanto ad augurare un sereno Natale a tutti voi. Come ben saprete, questa testata telematica è stata ideata con lo scopo di rendervi partecipi alla vita che si svolge ogni giorno. Quindi anche in questo momento vi rendiamo partecipi e vi informiamo che milioni di persone si stanno preparando a celebrare il Natale come un evento puramente mondano e per scambiarsi i regali. I regali sono il vero scopo del Natale, che hanno fatto perdere la vera essenza di questa festività, vista dai cristiani come la nascita del proprio Dio. Ma adesso, in tempo di crisi, in cui tutti si lamentano delle precarie condizioni economiche, continueremo a fare shopping compulsivo o per una volta ritorneremo all'atmosfera che caratterizzava i Natali di un tempo? Comunque colgo l'occasione di farvi di nuovo gli auguri di Natale a tutti voi e semplicemente grazie. È Natale, gli italiani festeggiano a colpi di pandoro e panettone, almeno quelli che se lo possono permettere. Qualcuno riesce persino ad incartare qualche regalo. I tempi sono quelli che sono, ed è stato un anno duro per tutti. L'abbiamo vissuto insieme, giorno dopo giorno, notizia dopo notizia, video su video, commento su commento. I problemi non vanno in ferie, la neve non fa altro che coprirli di una bianca coltre che almeno per un po' li fa sembrare meno opprimenti. A volte può sembrare come se ci stessimo dibattendo nell'acqua gelida di una misera pozza d'acqua, ma non è così. La libera informazione, come Teletua, ha fatto passi di gigante. Fino a pochi anni fa pensate che non c'era alternativa alla televisione commerciale, alle trasmissioni che sembrano pensate apposta per annacquare le coscienze e intorpidire la vitalità e l'entusiasmo. Gli italiani adesso stanno capendo che internet è un'opportunità di risveglio, un'opportunità per risollevare le proprie coscienze, i propri diritti. Uno sforzo non indifferente è fatto da tutti gli operatori di Teletua. Notti in bianco, battaglie combattute insieme a voi, provocazioni, approfondimenti, editoriali, inchieste e talvolta anche discussioni accese che hanno portato Teletua a un riconoscimento molto importante per noi. Il vostro piccolo click ogni giorno. Ringrazio tutti quelli che a vario titolo, anche per un giorno, hanno contribuito in varie forme a voler fare di Teletua lo scopo di quella loro giornata, ad aiutarci a crescere. Ho apprezzato di ciascuno, a modo suo il gesto, i piccoli eventuali sforzi, contributi in termini di contenuti, segnalazioni, attività. A volte anche qualche pazzo ha pensato di stampare degli adesivi e appendere al proprio casco con la scritta teletua.com libera informazione. Siete stati tutti preziosi, compresi quelli che non hanno mai smesso di commentare, di scrivermi in posta privata e di diffondere gli articoli e contributi video. Se potessi scrivere io una lettera a Babbo Natale, gli chiederei di poter continuare a fare questo meraviglioso e splendido lavoro, che mi consente di accumulare il tesoro più bello, quel patrimonio immenso di ricchezza umana che ogni giorno contribuisce ad alimentare con la vostra indifessa, instancabile, costante e generosa partecipazione. Con questo voglio augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo. Spero di ritrovarvi l'anno prossimo con un 2012 ancora più glorioso per Teletua e per tutti noi. Arrivederci. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicità.